Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Annunciato, vedete alle nostre spalle Gastone Breccia, storico militare dell'Università di Pavia, ci aiuterà a punteggiare il racconto che facciamo oggi su Hiroshima. Ben trovato, professore. Ho subito una prima domanda per lei che ci aiuta a contestualizzare, come si dice. Estate 45, a che punto è il conflitto nel Pacifico? Il conflitto nel Pacifico è chiaramente nella sua fase finale. Il Giappone è ormai sulla via della sconfitta, ma ha ancora le risorse per difendere con estrema tenacia ed efficacia la madrepatria. Questo si vede chiaramente nella battaglia di Okinawa, che è l'ultima battaglia di fatto della Seconda Guerra Mondiale. Dura dal 1 aprile al 20 giugno del 45, quando circa 80.000 difensori giapponesi resistono per 80 giorni a uno strapotente attacco americano, causando perdite terribili agli americani per conquistare un'isola che è lunga un centinaio di chilometri e larga una dozzina, quindi una piccola isola rispetto alla madrepatria giapponese. Quindi è quasi sconfitto, ma ancora può difendere la madrepatria. Ed era necessaria dal punto di vista militare per concludere questa operazione? Come ha detto, quasi lo sgancio, esatto, lo sgancio di una, o meglio di due bombe atomiche? Cioè, senza la guerra avrebbe avuto in quella parte del mondo un esito diverso? Non avrebbe avuto un esito diverso, nel senso che gli Stati Uniti sarebbero riusciti a vincere anche senza sganciare le bombe atomiche. Qual è il problema? È che i giapponesi avevano dimostrato proprio a Okinawa di voler difendere fino all'ultimo uomo. Pensate che a Okinawa muoiono tutti i difensori giapponesi, una cosa rarissima nella storia militare. Cioè, sono tipo 50 prigionieri su 80.000 uomini, gli altri si fanno massacrare fino all'ultimo. Quindi cosa capiscono gli americani? Che se vogliono invadere in maniera convenzionale le isole maggiori del Giappone, dovranno perdere centinaia di migliaia di loro uomini e causare tra l'altro anche un numero ancora maggiore di perdite tra i giapponesi, compresi i civili. Quindi si prospetta una campagna terribile per la conquista convenzionale del Giappone. Quindi la guerra l'avrebbero vinta lo stesso. Certamente l'uso delle bombe atomiche nell'agosto del 45 fu un mezzo per abbreviarlo. E paradossalmente, per quanto sia terribile dirlo, per ridurre il numero delle perdite sia statunitensi che giapponesi. Senta, professore, ce lo sta raccontando il nostro documentario, ma lei sicuramente, che molto ha lavorato e ha scritto sull'evoluzione delle tattiche e delle tecnologie militari, può aiutarci a comprenderlo meglio. C'è qualcosa che i giapponesi, c'è qualche tattica militare che i giapponesi applicano e che spiazza gli americani e che li porta a fare le riflessioni su cui siamo già arrivati? Certamente, ci sono delle tattiche, sono celeberrimi kamikaze che si lanciavano, no, con gli aerei contro le navi, tra l'altro affondandone parecchie proprio negli ultimi mesi, ma in generale più che una singola tattica c'è una volontà che gli occidentali non riescono ad accettare, veramente di sacrificarsi anche quando tutto è ormai perduto, cioè di non arrendersi nonostante ormai la battaglia sia perduta, di farsi uccidere fino all'ultimo uomo. E questo per gli americani che devono affrontarli è molto difficile accettare che il tuo nemico dovrai stanarlo, no, fino all'ultima grotta, all'ultima casa, rischiando di farti uccidere, quando ormai non ha più senso da un punto di vista logico, militare, continuare a combattere. Ecco, questa determinazione e l'uso di alcune tattiche effettivamente non familiari agli occidentali resero particolarmente feroce, particolarmente dura la guerra nel Pacifico. Professore, ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo con lei e con le immagini del nostro documentario Estate 1945, ci si prepara all'uso della bomba atomica.